L'Aner Alm, la malga delle pecore. Faremo tappa anche qui nella nostra puntata di Mondo Agricolo, in cui vi faremo scoprire l'Alto Adige della primavera. Ma pensate che questa malga si trova all'interno di un parco veramente particolare. Qui ci sono le pecore. Prima di loro c'erano i dinosauri. Dove siamo? Che cosa stiamo vedendo? Adesso stiamo qua sopra la zona del Plettapa. Plettapa è questa vallata che parte dal Corno Bianco ed esce nella Val d'Adige a Ora. Il Plettenberg è il corso d'acqua che attraversa il canyon. Il suo lento lavoro di erosione iniziò circa 15.000 anni fa, nell'era glaciale. Da allora ha scavato una via lunga 8 km e profonda 400 metri, rimuovendo qualcosa come 10 miliardi di tonnellate di pietra poi trasportate nella valle dell'Adige. Il canyon può essere sfogliato come un libro. Sulle pareti che si stagliano a ridosso della valle sono chiaramente visibili gli strati rocciosi di diversa tipologia, un vero e proprio catalogo geologico che permette di ripercorrere e studiare milioni di anni di storia del territorio dolomitico, quando qui, invece dei monti, c'era il mare tropicale, come testimoniano i diversi reperti ritrovati durante gli scavi che si sono succeduti negli anni. Cos'è per voi il geoparco? Questo qui è il nostro Gran Canyon. È una meta turistica oggi? È una meta turistica, veramente. Posso dire che ogni anno vengono tanti turisti a visitare questo Gran Canyon. Ma è da poco che è stato scoperto? È stato scoperto circa 30 anni fa, perché prima gente non arrivava quassù, era piuttosto un luogo di studio, ma neanche molto conosciuto o conosciuto solo dai geologi. L'aspetto che più colpisce di questo luogo è la presenza dei sauri. Anche questo contribuisce ad accrescere il fascino del geopark. 250 milioni di anni di storia, oggi facilmente ripercorribili attraverso i sentieri che conducono fino a fondovalle.